Nel frattempo continuo a studiare, a scrivere e questo è chi sono e che cosa faccio. で、今ですね、文章を書いて本を作るということに重きを置いて、そちらについては勉強していると思っています。なかなか面白いというか、日本ではなかなかないような話かなと思うんですけど、qualcuno lavori con Instagram? Ah, che il social magazine. In Italia è una realtà che un po' esiste, però quando ci siamo trovate con questa ragazza che si chiama Irene, di cui parlavo prima, siamo proprio partite da una necessità che era veramente mia in quanto ventenne a Milano. Mi chiedevo, cavolo, però quando io voglio cercare un'informazione dove vado a cercarla? Perché poi i giornali di fatto o la televisione è una cosa che noi giovani italiani guardiamo molto poco e che ci sentiamo che ci parla molto poco, per cui l'idea era quella di creare uno spazio che non esiste, privo di giudizi, privo di ostilità e di un linguaggio che noi non parliamo e non capiamo, e che potesse essere un luogo sicuro dove i giovani vanno a cercare le informazioni che gli servono. Ma questa occasione, この場所を若者たちに提供したというところは、やはり 自分たちが本当に欲しい情報というものをどこに行けば得られるのかというところをまずは目的として作らせていただいたと思います。 Allora, ti faccio alcune domande come abbiamo parlato all'inizio. Tokyo では初めてとのことですが、どう感じてますか? Sono super contenta di essere a Tokyo per la prima volta, mi sento molto fortunata ad essere qui, sia perché mi piace molto raccontare gli eventi del mio progetto e della mia generazione italiana qui in Giappone, e sia perché sono stata ancora più felice di questo quando mi sono resa conto di quanto siamo diversi. Io sono rimasta molto stupita dall'incredibile diversità che c'è tra Italia e Giappone. Questa cosa prima di partire un po' mi spaventava perché, non conoscendo la cultura giapponese, avevo molta paura di essere equivoca a volte, o comunque di infastidire, perché non conoscevo le tradizioni locali, e quello che ho trovato è stato un popolo di persone molto gentili e molto accoglienti. Veramente in ogni situazione mi sento molto a mio agio in un posto che però è completamente diverso e molto strano per me, e questa cosa è molto bella. ここに東京にいられるということにものすごく嬉しく思っております。東京に来る前には、日本に来る前には全く日本のことが分かっていなくて、そもそも文化も違うということで少しちょっと心配な部分っていうのがあったんですけれども、実際に東京に着いてからはとにかく人が優しくて、そのことに非常に大きな、びっくりを感じてます。 また私の同世代の日本人の若い子たちとどういった考え方の違いがあるのかというところにも非常に大きな興味を持っています。 Poi a Milano fanno 40 gradi in questo momento, quindi mi è piaciuto moltissimo trovare questo clima dove si sta così bene, anche se non c'è il sole, in realtà sono felicissima di un po' di fresco. E poi devo dire la verità, Tokyo è una città bellissima, purtroppo non ho avuto tantissimo tempo per camminare e visitarla, ma sono una persona molto curiosa e ho potuto imparare un sacco di cose, anche chiacchierando con dei ragazzi giapponesi prima e ieri mi sono proprio resa conto che abbiamo dei modi di vivere la vita veramente diversi, e questo è interessantissimo e sicuramente me lo porterò dietro sempre. Ma Milano è 40°C. あるということで、ものすごく暑いんで、今本当に今東京、太陽出てないですけど、すごく過ごしやすい気候だと思っています。また日本の若い人たちとの、今日の昨日の夜にちょっとお話をしたんですけれども、そういったところでいろいろ人生の捉え方、考え方、こういったところもすごく興味があります。食べ物もとても美味しいので、そこ気に入っています。 Allora, la cosa che ti ha sorpreso di più, diciamo, odorata cosa nanですか? Come ti dicevo prima, che nonostante la completa diversità, mi sento proprio in un posto che quasi mi sembra una caricatura della vita vera, perché è tutto diverso, e mi sento molto a mio agio, cioè riesco proprio a stare bene, non mi sento mai fuori posto, questo è molto bello.
まさに本当に、なんて言うんでしょうね、過ごしやすいって言ったらあれなんです、まあ、気候のことではなくて、その文化の違いというのはあるんですけど、それにしても、非常にこう自分がこの一部に感じるような懐かしさ的なところも感じるということです。アロラ、イタリアではソフィアさんの同年代、つまり、20代視聴者向けの番組をやっていますが、今のイタリアの20代前半はどうですか、何を夢見ているのか、それか何か心配なこととかあるのですか。I ventenni italiani sono delle persone molto confuse in questo momento perché イタリアの20代っていうのはものすごく今混沌としている、困惑をしていると。L'Italia sta, ma come penso tutto il mondo, sta vivendo un momento di distacco tra due generazioni molto forte, perché l'arrivo della tecnologia e tutto quello che si è portato dietro ha cambiato proprio il nostro modo di fruire della vita quotidiana. L'Italia non è solo l'Italia, ma è anche il mondo intero che sta succedendo, ma ora c'è un punto di vista molto importante di vivere, cioè la tecnologia di sviluppo, in cui c'è un punto di vista di vivere, di cambiamento di lifestyle.E questo da un lato ci ha portato ad essere persone molto curiose, molto flessibili. Un tempo la ricerca del posto fisso era fondamentale in Italia, il fatto di sapere di avere delle sicurezze anche stabili in un posto, mentre ora siamo molto più propensi anche a viaggiare di più, a visitare altre parti del mondo, a cercare di capire se possiamo trovarci meglio altrove. E dall'altra parte, naturalmente, mettendoci davanti un'infinita scelta e infinite possibilità di vita, ci ha messi molto in confusione. かつてはですね、年を取っていくと、自分の、落ち着ける都市で場所を見つけるっていうことにすごく大きな意義を感じていたんですけど、今となってはさまざまな場所に行ける、自分の足でどこにでも行けるということで、さまざまな選択肢が大きく見られるようになったんですね。そのことによって、じゃあどれを消費すればいいのかっていうところで大きな混沌といえば混沌が生まれていると思います。Rapporto molto difficile tra chi è giovane e la generazione precedente, quindi quella dei genitori, proprio perché abbiamo due modi di fruire della vita completamente diversi, dati dal fatto che noi siamo nativi digitali nel vero senso della parola. Facciamo molta fatica a comunicare tra generazioni in questo momento storico in Italia. またその、このこともありますけれども、若い世代と、もうちょっとお年を召した世代、この時代っていうのはさっきのテクノロジーの利用の仕方っていうのもあるんですけれども、その2つの、世代の考え方が、非常に複雑にさせていると。分かり合い分かり合えないというところはあるんですけども、若い世代は今はもう完全にテクノロジーを基盤に作られていて、それが受け入れられないっていうところも多々起こっているのも事実です。